Ehi là, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Premessa importante, preinizia la recensione di Hellbent. Spero che l'audio si senta bene. Probabilmente ho ucciso male il mio microfono e non ho capito come sia successo, però adesso l'audio viene registrato più corto di quanto dovrebbe essere. E non lo so, non so che dire. Comunque, intanto che io risolvo i miei problemi, spero di aver rimediato in qualche modo nel frattempo e andrò a comprare un nuovo microfono. Detto questo, parliamo di Hellbent, che è il libro successivo alla Nona Casa di Leigh Bardugo. Se non avete mai sentito parlare di Leigh Bardugo, è un'autrice principalmente di fantasy, questo rientra nella Dark Academia. E probabilmente avete sentito parlare di Tenebre Ossa, che infatti è una delle sue saghe principali ed è diventata l'anno scorso una serie TV. La Nona Casa è uscito una cosa come 2 anni fa, non mi ricordo neanche, e finalmente abbiamo il secondo e io pensavo ultimo libro. Non è l'ultimo libro. Questo vuol dire che, vi spoilerò i prossimi video, farò dei riassunti di sia La Nona Casa sia di Hellbent, perché io non ho voglia di rileggere, cioè in realtà sono belli, si rileggono volentieri, però non ho il tempo di leggere tutti e due i libri di nuovo fra 2 anni quando uscirà il terzo, quindi non è carino, Aku. Quindi per mia futura memoria farò i riassunti sia della Nona Casa sia di Hellbent, così semplicemente quando non mi ricorderò neanche il nome della protagonista fra 2 anni potrò andare a riguardarmeli da sola. Poi sarà una cosa tremenda perché mi dovrò rivedere fra 2 anni facendo video, però tant'è, va bene, ok. Per chi è indeciso se leggere o meno La Nona Casa, vi lascio la recensione qui. E altrimenti tutta la prima parte di video, quindi i primi minuti, saranno senza spoiler. Invece dopo scenderò un po' più nel dettaglio nella trama di Hellbent, quindi ovviamente se non avete letto ancora nessuno dei due libri potete saltare un attimo avanti e nel caso tornare quando avete letto questo libro e volete condividere la vostra opinione. Nella Nona Casa quindi venivamo introdotti all'ambiente accademico di Yale, in cui però, oltre alle attività studentesche normali, venivamo a sapere che c'erano tutta una serie di confraternite che però avevano a che fare in un modo o nell'altro con l'occulto, con la magia. E quindi ci vengono introdotte così le 8 case. Alex Stern, la nostra protagonista, invece ha il compito, quindi è entrata a far parte della Lete. Penso sì. Sei pesante, sai, Tato. Alex però in realtà non c'entra niente nell'ambiente di Yale, viene dai bassi fondi della California, non ha finito neanche il liceo e in realtà il fatto di potersi trovare a Yale è una specie di pagamento per fornire le sue capacità proprio alla Lete. Infatti lei può vedere i fantasmi. Abilità per cui il suo Virgilio, infatti nella Lete hanno i nomi hanno dei nomi in codice, lei è diventata Dante e a guidarla in questo mondo di misteri e magia sarà proprio Virgilio. Ecco, il suo Virgilio che si chiama Daniel Darlington. La invidia un sacco per i suoi poteri sovrannaturali che neanche lei si spiega. Durante un sopralluogo, purtroppo Darlington cade in un portale e per questo Alex si dovrà tirare sulle maniche e fare il lavoro sia di Dante sia di Virgilio da sola, fingendo che non sia successo niente, o meglio, con le case finge che non sia successo niente, perché ufficialmente Darlington è tipo in Spagna, però le attività e la Lete devono essere portate avanti comunque.
Come se tutto ciò non bastasse, nel campus viene ritrovata una ragazza morta e si pensa che questo omicidio possa avere a che fare con una delle società perché è stato commesso proprio nella sera in cui ci sono i riti magici. Va a indagare, ma nel giro di poche ore il preside la mette tranquilla e le dice che non è più un problema suo di lasciar perdere. Alex però si è riconosciuto in questa ragazza che era una spacciatrice, veniva dai quartieri più poveri nei dintorni di Yale e quindi non riesce a mollare la presa. E questo è l'incipit del primo libro. Adesso arriva un attimo la parte spoiler e poi andiamo a vedere cosa penso di Hellbent. Oltre all'omicidio della ragazza, oltre a tutte le questioni occulte a cui assistiamo, il punto focale del primo libro era proprio andare a ripescare Daniel Harlington. E hanno scoperto che non è caduto in un portale a caso, ma è finito all'inferno. In particolare perché è stato divorato da una bestia infernale. Quindi alla fine della nona casa il preside dice a Alex che è morto, spacciato e finito, non c'è niente da fare perché nessun essere umano può sopravvivere all'inferno. Si scoprirà che in realtà è stato proprio il preside a lasciare quel portale lì per fare in modo che, quel portale qui in realtà era una bocca, per fare in modo che Daniel fosse divorato perché aveva scoperto cose che non doveva scoprire e il preside muore, vabbè non stiamo qua a andare nel dettaglio, comunque il preside muore e Alex e l'Oculus, che è praticamente quella che si prende cura delle case, della lete, dei vari membri della casa, era anche tra le migliori amiche di Darlington, vogliono trovarlo in ogni costo. Quindi in Hellbent vediamo loro due che provano in ogni modo a trovare una strada alternativa per l'inferno. Con la trama mi fermo qua perché non mi piace andare troppo a fondo, perché di solito preferisco scoprire le cose da sola e vediamo quindi cosa ne penso. Ho beccato qualche storia in cui veniva descritto più come il re delle cicatrici che, spoiler, tra tutti i libri di Leigh Bardugo è tra quelli che mi è piaciuto meno in assoluto. È noioso, non ci sono colpi di scena, si capisce tutto da pagina 1 e la narrazione va a rilento, quindi ero spaventatissima a iniziare questo romanzo. Devo dire che è vero solo in parte, perché alcuni colpi di scena sono abbastanza chiamati, non ti riservano grosse sorprese, ma ci sono altri pezzi di racconto, di storia invece che io non mi aspettavo sinceramente. E devo dire in realtà che la fine è abbastanza tranquilla, non vi dico se positiva o negativa, dico solo tranquilla, però considerato tutto quello che è accaduto fino a quel momento io sono abbastanza contenta della tranquillità. Quando ho recensito il primo libro ho detto che era molto lento perché si dilungava molto spesso in tutti i dettagli sui vari artefatti, su come funzionano, sui riti, e pensavo che fosse dovuto al fatto che era il primo libro, quindi dovesse introdurre un po' il mondo, i personaggi, eccetera. In realtà ho scoperto che è la cifra stilistica e il modo che l'autrice ha scelto per rappresentare questo mondo molto accademico. Dal mio punto di vista questa scelta si sposa alla perfezione con l'ambientazione e secondo me è tra le parti più interessanti di questi libri, ovvero tutti i riti, tutti i manufatti, tutta la storia della lete che Leigh Bardugo si è inventata per costruire questo mondo. Probabilmente molti lo trovano una noia mortale, a me però è piaciuto moltissimo. Punto in favore, come lo era anche per il primo libro,
la protagonista, che per una volta non è una disgraziata, che cioè disgraziata lo è, però non è completamente incompetente, non cade in continuazione, non devono venire a salvarla, e anzi è lei quella che va a salvare tutti. Doveva essere così anche in Tenebre e Ossa, mi rendo conto, però Alina, non lo so, ce l'ha un po' quelle vibes da ragazzina un po' incapace. Alex è agli antipodi, è più verso i criminali di Sei di Corvi. Una rappresentazione un po' diversa dal solito, siamo a Yale effettivamente, però anche lei ha alcune cosine del topos delle protagoniste di questo genere di libri, tipo il fatto che legga un sacco, ma è ben miscelato con il resto delle sue caratteristiche. Appunto, è una ragazza cresciuta nel disagio, ma non è che si mette a leggere tutti i classici che ci sono al mondo ed è fa l'intellettualoide, anzi, è proprio il contrario. Ci sono molti punti in cui Alex magari si sente un po' un difetto, comunque fuori posto, perché non ha tutto il bagaglio culturale che magari mostrano altri personaggi. A fare da padrone in questo romanzo sono soprattutto i luoghi, che vengono descritti minuziosamente, e secondo me questo suo lavoro le è riuscito molto bene. Come vi ho detto appunto all'inizio, avevo un sacco paura di quello che poteva essere. Effettivamente ci sono molti pezzi che sono piuttosto lenti. Se nel primo libro c'era tutto il giallo di questo omicidio e Alex indagava e iniziava a capire cosa fosse successo, quali fossero i collegamenti, in questo è stato reintrodotto l'espediente del giallo degli omicidi che sono collegati in qualche modo con quello che stanno facendo, con le società. E devono riuscire a capire perché sia così, però in realtà, se nel primo libro era molto centrale, in questo passa in secondo piano fino a che non vengono effettivamente ricollegati con la storia principale. Non so se mi è piaciuto particolarmente questo pezzo, però effettivamente ci può anche stare, perché Alex è completamente assorta dall'idea e dal pensiero di trovare Darlington, mentre nel primo quel pensiero c'era in realtà per tutto il libro, perché anche lì l'intenzione, insomma, lo scopo era andare a ripescare sto poveraccio. Però se nel primo libro non era un compito di Alex, lei doveva solo partecipare a quello specifico rito, e in questo invece lei è la responsabile di tutta la faccenda, quella che gestisce le persone che stanno facendo ricerca, gestisce i vari movimenti, cerca di tenere buono un rappresentante del Consiglio della Rete per evitare che li scoprano. Quindi ci sta che tutto ciò che accade che non abbia a che fare con quella cosa sia lasciato da parte da Alex, perché non ha fisicamente il tempo di pensarci. Infatti, nel primo libro era anche molto più preoccupata per le lezioni, per tutte queste altre cose che riguardavano effettivamente gli studi universitari. In questo è l'unico punto focale che rimane costantemente in primo piano, è proprio andare a ripescare Darlington e quindi tutti i tentativi che gli tocca fare. Sinceramente mi aspettavo una cosa completamente diversa e anche molto più movimentata. Poi appunto ero partita con l'idea che forse sarebbe stato l'ultimo libro, invece non è così. E quindi in realtà le mie aspettative si sono un po' infrante, però non in modo totalmente negativo. A me è piaciuto un sacco questo secondo libro. Spero che il terzo sia effettivamente l'ultimo, perché qua, tipo Tenebre e Ossa, ci stiamo dilungando un pochino tanto, e dopo La legge dei lupi ci sarà un'altra cosa che io già sto bocciando a prescindere, perché la premessa mi fa cagare, e spero che qua non si traduca nello stesso modo, nel senso che poi inizi a fare sequel di sequel di sequel. 3, il numero perfetto, signorina Bardugo. 3, basta, basta.
Detto questo, ditemi cosa ne pensate, spero che l'audio non abbia fatto schifo perché io questo giro non lo rivideo, questo video non lo voglio rigirare, quindi niente. Qui sotto trovate tutti i link di affiliazione per comprare sia la nona casa sia Hellbent e niente, fatemi sapere cosa ne pensate, trovate tutti i link ai miei social, tutti i link di affiliazione vari ed eventuali e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!